Ciao a tutti, rieccoci qui per una nuova sessione di Odissea dei Signori dei Draghi, una campagna fatta da Modiphius Entertainment e portata in Italia da Neil Games. Ci divertiremo un sacco, direi di iniziare. Allora, con questo tono proprio caldo, caldo, caldo. Quasi come le luci. Sono le 10:13, direi di cominciare. Ecco. Benissimo. Allora, vi ricordate che cosa è successo l'ultima volta? Benissimo. Ho fatto cagare. Un pochino. Mi sono preso male per un... Kyros ha avuto paura. Ah, tu hai avuto paura, esattamente. Siete scesi al piano inferiore del Tempio dell'Oracolo e lì avete trovato la strega Eleka che stava torturando mentalmente l'Oracolo, imprigionandola e costringendola a guardare mentre lei letteralmente uccideva i suoi accoliti. Avete eliminato questa megera dell'acqua e avete liberato l'oracolo. L'oracolo poi, grato, si è preso un attimo e poi vi ha rivelato la profezia. Cioè che siete destinati a compiere tre grandi imprese. Dovrete bere dal corno di Valmitria per riuscire a ottenere una profezia che nemmeno l'oracolo può avere. Dovete riaccendere i fuochi della forgia di Myrdal per forgiare le armi dei signori dei draghi e poi dovrete visitare la necropoli di Telamok. Yes. Parlando con Kira, con l'oracolo e con uno degli accoliti del tempio, avete capito che le fatiche più semplici, o meglio più vicine da portare a termine, sono bere dal corno e riaccendere i fuochi, semplicemente perché entrambi questi luoghi in teoria si trovano nei territori della vicina città di Storia, una città che sta più o meno a un giorno di viaggio. Prima di poter partire l'oracolo si è preso ancora un secondo e a ciascuno di voi ha rivelato una profezia personale. Ve la ricordate o ve la devo rileggere? Io abbastanza mi ricordo. Io me la ricordo. La ricordo, l'ho letta prima. Kyros. Poi l'avevo scritta. A Gardilina l'avevo scritta. Esatto. Bellissimo. Kyros prende appunti, ma. Quindi io grido Dio della battaglia accorato dei suoi fallimenti, però penso che c'entri mio padre. Sì, esatto. La tua, se vuoi te la rileggo. Ma dai, va. Era stata Kyros della famiglia Brazeros. Nato per regnare, unione di sangue umano e divino. C'è molto più di quello che pensi dentro di te, Kyros. Sei l'orgoglio di tua madre e la speranza di tuo padre. Il dio della battaglia oramai corrotto dal peso dei suoi tanti fallimenti. Recati ad Estoria. Incontra tuo padre, Kyros. Ascolta le sue parole, i suoi dubbi e i suoi timori e forgia un destino degno del dio della battaglia. Ok, quindi vai da papà. Vai da babbo appena la schiaffi perché è un cazzone. Ok. John Brazeros è il papa. John. Un uomo che nella vita ha fatto tanti mestieri. Beh, detto questo, dopo che avete ricevuto la vostra personale profezia, vi siete usciti dal tempio, avete risalito la voragine, siete usciti nuovamente all'aria aperta e vi siete iniziati a muovere verso la città di Estoria, ognuno con il suo bel patema d'animo. Perché comunque non erano notizie facili da metabolizzare, soprattutto a quella di Nerea, che se non se lo ricorda gli ha detto tu devi morire. Devi morire! Ed è il motivo del mio stato d'animo. Tu infatti sei molto triste, immagino. Esattamente. Sì. Ok. Al limite del non sfioratemi. Percepiamo l'aura di Las Mestea di 9 metri. Esattamente. Che è una nuova abilità di D&D se la gente non avesse studiato il manuale piemontese. Esatto. Allora, era mai scesa la sera nelle terre di Tilea. Vi siete fermati in una locanda lungo la strada che porta dal Tempio dell'Oracolo alla città di Estoria. La locanda si chiama la Locanda del Viaggiatore, il nome più semplice che mi è venuto in mente. È un luogo appunto semplice, ma spazioso e funzionale. Da un lato c'è una casa a due piani che ospita la taverna, poco distante una stalla per le bestie e i cavalli di coloro che possono permettersene uno. Il tutto è circondato da una spessa palizzata che mantiene la clientela al sicuro dai pericoli del bosco. All'interno vi accoglie un'atmosfera tranquilla e rilassante, avventori per lo più impegnati a lamentarsi o a farsi gli affari propri. C'è chi beve, c'è chi gioca e c'è chi semplicemente si prepara a consumare la cena. Dietro al bancone un giovane uomo basso e tarchiato è impegnato a dare indicazioni a delle donne.
una più giovane e una di mezza età. Questo è quello che abbiamo deciso essere un momento di transizione. Quindi potete prendervi un attimo per raccogliere informazioni, per dedicarvi a piaceri più semplici o semplicemente per permettermi di farvi una domanda. La domanda che voglio farvi è: con quali sentimenti vi state avvicinando alla città di Astoria? Potete rimbalzarvi la palla tra di voi o farmi un monologo. Per me è indifferente. Se lo volete fare. Ma io penso di avere poco da condividere in questo momento, nel senso che mi ci avvicino con l'idea che se tanto la questione è questa, ha davvero senso percorrere questo cammino? Cioè, se tanto alla fine il finale è lo stesso, perché sbattersi tanto e poi arrivare alla stessa fine? Quindi stai iniziando a dubitare che questo sia il percorso giusto per te? Esatto. Ok. Ottimo. Ottimo un cazzo, siamo alla terza sessione. Vabbè, a te ti hanno detto che troverai un indizio sulla tua famiglia che solo tu sei convinto di avere all'interno di un bosco. A lui gli hanno detto che deve morire. Vabbè, ma dobbiamo tutti morire. Ottimismo. Io invece no, sarò molto più preso bene, che all'inizio ero molto titubante. Non pensavo di essere in grado di poter essere un eroe, invece nei primi combattimenti mi sembra di essere stato performante. Esatto, e quindi mi stupisco, cioè sono molto preso bene, diciamo. Ok. Quindi sei ringalluzzito dai tuoi successi. Magari non farò troppi commenti sul cibo che mangerò, perché stavo pensando ad altro. Per una volta nella vita. Esatto. Perfetto. Kiros e Anakia? Io sono di splendido umore, molto fiducioso nel futuro, o meno circa, se un altro avrò finalmente delle informazioni, e quindi trepidante, direi che è lo stato d'animo più corretto. Ok. Kiros dentro la sua testa sta ripetendo il discorso da fare al padre, è arrivato alla 4526esima versione e ancora non è contento di quello che ha detto, perché non riesce a trovare il modo di porsi. È un po' preso dall'ansia, quindi è silenzioso per i fatti suoi. Ok. La serata passa in maniera abbastanza tranquilla per tutti voi. Potete mangiare, raccogliere qualche informazione. Anzi, lanciatemi per favore ciascuno di voi un dado da 8 e vediamo quali pettegolezze riuscite a scoprire. Qui potrebbe esserci qualcosa di più. La 3. Occio. 8. Ok, perfetto. 7. E 4. Okay. E 4. Nessun doppione. Sorprendente per una volta. È il fatto. Allora. Chiaramente. Fatto. È il fatto. Nerea, tu mentre sei impegnata a evitare contatti umani e a diventare un tutt'uno con il muro e a decidere se effettivamente questa è la strada che devi che vuoi proseguire, viene a sapere una cosa, che nella città di Mitros l'ordine di Sidon sta chiedendo a gran voce la distruzione del Tempio dei Cinque, come offerta al Titano della Tempesta. Ok, sacrificio da poco. Sì. Ma quanto ha rotto il cazzo l'ordine di Sidon nel giro di 25 minuti da quando abbiamo iniziato ad oggi? Poi, Luca, hai fatto? 8. E questo amplificherà ancora il mio malumore, perché alla fine è come se fosse parte degli strascichi che mi porto dietro. E stai per infilare in una bella guerra, colpa tua. Esatto. Beh, tutto, qualsiasi cosa avrebbe peggiorato il tuo amore, mentre ci giriamo intorno. La trovavi il modo di peggiorare. Non è vero. Magari trovo un quadrifoglio. Tu vieni a scoprire... quanto hai fatto di danno? 8. Ok. Tu vieni a scoprire che recentemente una banda di guerrieri è passata dalla locanda in direzione della necropoli di Telamok. Oh. O almeno così hanno detto. Erano degli sbruffoni, continuavano a vantarsi di conquistare la necropoli, di scacciare il suo guardiane, di impossessarsi dei tesori e diventare i nuovi signori dei draghi. Buona fortuna. Questo è successo il mese scorso e da allora nessuno ne ha più saputo nulla. Buona fortuna non più.
Quindi un intero gruppo di guerrieri non morti che incontreremo esatto. davanti alle porte della indovina città. Quali sono i nuovi non morti. Tu invece, Kiros, vieni a scoprire questo. Nella città di Storia tu sai che governa tuo padre, ma in un tavolo vicino a te di mercanti stanno proprio parlando del governo di Peter e non ne sono proprio entusiasti, anzi sono tutti concordi nell'affermare che la principessa Nora, sua figlia, governerebbe la città molto meglio di lui. La bellissima principessa Nora, la tua sorella, la principessa Nora, sorellastra. Ah, ok. E allora, e poi in un mondo arcaico si è visto ben di peggio. Ma che ne vuole? What are you doing, step bro? Nella famiglia dei Brazzeros ci sono capitoli interi dedicati ai rapporti fra fratelli e sorelle. Allora... c'è un codice di condotta molto, molto, molto dettagliato. Cosa fare in caso di lavatrice imbloccata? Ringrazio solo che a Tiria non ci sono ancora le pizze con la salsiccia. Se no, ciao. Ok. Altissima qualità, sì, non dai solo il numero della pizza, no, certo. Il minuto della clip. No, no. Stranamente non se la salva. Non la vuoi salvare? No. Mirtos, tu invece vieni a sapere una cosa che ti preoccupa un po', o forse ti rende felice, anche perché è legato in parte al tuo stato d'animo. Tu ti ricordi cosa diceva la tua profezia, giusto? Beh, tu vieni a sapere che un drago è stato avvistato sopra la città di Estoria. Eia. Ma un drago splendente, come il sole? Lo descrivono esattamente che è luminoso come il sole. Le sue scaglie riflettevano la luce del sole. Pezzo di fango. Come? Chi drago di bronzo, quindi? Quello che in teoria... come mega diciamo il... Percy ha detto che ha distrutto la mia città. Magari era il cugino, il padre. Esatto, non è che per forza tutti quelli splendenti come il sole rovinano la tua città. Cioè, guarda cazzo, l'unico drago di bronzo. Nell'unica città di mio padre, nell'unica città in cui c'è guerra. Cioè, c'è il casino del Pentidon. Paolo mi ha detto che prende oro. Ah, oro? Chi è Paolo? Chi è Paolo? È mio amico. Ah, ok. Mio cugino. Paolo Asapis. A Sartis, ok, principessa Nora, il drago splendente. Ok, questo è quello che venite a sapere. Ah, scusa, avvistato sopra la città o sì, vicino sopra alla la città? Proprio sopra. Sì, dai. Benissimo. Volare nei cieli di Estoria. Benissimo. Non è il drago di Papi. Papi non è un drago. Ok. Non è un drago. Cioè, quello lo sa. Allora, no, ma metti che abbia un drago. Ha un cugino che è un drago. Che sapete voi attualmente dei draghi? Quali sono le voci che girano sui draghi? Sapete che il re della città di Mitros ha un drago. E chi di voi è della città di Mitros? Io ci ho passato diversi anni, ma non ci sono. Non ci vivo. Il Brazzeros di Mitros? Io no. Tu no? E Nerea? No. Allora, tu l'hai visto una volta, questo drago, ed era un drago d'argento. Ok. Un grande drago d'argento, proprio un grande, un adulto. Un drago d'argento adulto che il re cavalcava e l'ha cavalcato durante una parata. Era proprio un evento pubblico e chiaramente politico per far vedere la sua cavalcatura e tutti inneggiavano al re che stava rifondando l'ordine dei signori dei draghi. È bella storia. Okay, ecco perché il drago ha riconosciuto la famiglia di Brazzeros, perché era adulto. No, no, non era ancora. Ti ho guardato sperando non lo dicessi, ma invece basta. Detto questo, la serata all'interno della locanda termine e tutti voi potete ritirarvi nelle vostre stanze per riposare. Kiros, Kira ti si avvicina prima che tu ti allontani e risali al piano di sopra. E ti ho visto preoccupato e pensieroso questa sera. Beh, devo andare a incontrare mio padre, a cui non ho mai parlato, che peraltro è anche un dio, però è un dio messo male
e sono uno dei suoi innumerevoli figli, per cui potrei valere quanto il 20° cucciolo malato di una cucciolata. Non è proprio, per quanto arrivi con la l'unzione dell'oracolo, non questo prossimo passaggio previsto per me non mi fa sentire effettivamente molto a mio agio. Lo capisco. Io penso che Peter sia un, tu lo conosci? Sì. Ah, un vabbè, bravo dio, un buon dio, e penso che il popolo ami più la sua immagine che l'uomo vero e proprio. Le sue imprese, dopo tutto, sono state leggendarie, e come poetessa non posso che adorare quelle storie. Ma sono ormai passati secoli e gli ultimi li ha trascorsi sotto il peso di una corona che sicuramente ha fiaccato il suo spirito. Diciamo che 500 anni di pace non sono il massimo per un dio della guerra. Spero che le tue aspettative non verranno deluse. Da parte mia posso dirti che sei degno di essere l'erede di tuo padre. Oh, mi ringalluzzisco un po' e vado a dormire, non dormendo, perché invece che essere ansioso come per mio padre, guardo il soffitto dicendo: chi l'ha detto che sono degno? Chi l'ha detto che sono degno? Ho una speranza. Che non ho, però, penso che sia una speranza. Però sai, però noi ci crediamo forte. Aspiro al divino, sono degno di succedere suo padre. Perché se ti ricordi la profezia ha detto: forgiare un destino degno del dio della battaglia. Esatto. E si va a menare le mani. Pa, 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 pa. No. Non stavo pensando a quello. Il destino degno della battaglia. Ci sono più aspetti di questo destino. C'è anche il post battaglia, il pre battaglia, non solo la battaglia. Ah, ah. I preliminari della battaglia. Manda un sms a tuo padre che si annoia da 500 anni a non menare le mani con qualcuno. Papà, sto venendo a sgridarti perché sei diventato fiacco. Vedi come si ripiglia. Cioè, papà, lui ha detto che in la tua città si mangia di merda. C'ha ragione, cazzo mene, c'ha ragione. Quindi non dormi questa notte? No, dormo, però, come dire, l'ansia è un po' passata, e nello stesso tempo si è formato un po' il pensiero di essere, che mi è piaciuto sentirmi lodare da Kira. Ottimo. Alla fine quindi giunge la notte e ciascuno di voi si ritira nella propria stanza. Finalmente è giunto il momento del vostro meritato riposo. C'è solo un problema. I vostri avversari non sono semplici esseri umani, ma titani, e una di loro, guarda caso, governa il reame dei sogni. No, andava a venire a cagare il cazzo. Quando aprite gli occhi, vi sembra passato un istante. Attorno a voi non ci sono più le sicure mura della locanda, ma un'oscurità impenetrabile che a malapena vi permette di scorgere la sagoma del vostro stesso corpo. Non vi vedete l'uno con l'altro, siete completamente soli nell'oscurità. Attorno a voi percepite solamente il suono della voce di una donna che echeggia improvvisamente nell'oscurità circostante. E così, la vostra grande impresa ha inizio. Volete diventare degli eroi, vero? I mortali sono così superbi. Una luce si accende nell'oscurità, illuminando la figura triste e patetica di un vecchio che sembra legato mani e piedi ad un palo di bronzo. Guardate questo, cade a pezzi, giunture rigide, pelle floscia, denti caduti. La vita lo sta praticamente abbandonando. Vedete che il vecchio solleva il capo e si accorge di voi. Vedete la paura e la disperazione nei suoi occhi. Sentite la sua voce, il vecchio chiede aiuto, implora a ciascuno di voi che si faccia avanti per salvarlo. Cosa fate? Io avanzo. E anche. Avanzate come? Camminando verso di lui. Ok, con calma? No, con una certa solerzia. Ok. Sì. Io stavo attento a,
anche un po' attorno. Non si vede nient'altro di no, a me sembra un sogno, vado dritto e decido. A parte che noi non ci vediamo. No, siete completamente soli nell'oscurità. Okay. Quindi vediamo lo stesso vecchio, ma in momenti diversi. Cioè, sì, ok. Quindi non sentiamo neanche tipo i passi degli altri che corrono verso il vecchio. No, no, è il vostro sogno. Tentennerò un po' prima di avanzare lentamente. Ok. Ok. Tu quindi anche avanzi? Sì, deciso. Ok. Il vostro istinto da eroe, più o meno, prende il sopravvento e voi tre avanzate senza avere la minima esitazione. Nerea, fai qualche passo e poi forse i pensieri che ti hanno impegnata la sera alla taverna si fanno nuovamente avanti. Senti un sussurro nella tua testa. Perché continuare? Non è la tua battaglia. Non meriti questo. Ma io al momento continuo ancora a camminare. Sì, senti solo questa voce, che non è nemmeno una voce, è come se si formasse un pensiero nella sua testa. È come se tu sentissi il tuo stesso pensiero, la stessa idea che magari ti ha sfiorato alla locanda. Questo per me è l'ultimo campanello, nel senso che se ne sentirò altri poi agirò. Ok. Dopodiché anche tu fai qualche passo in avanti. Però, per quanto le vostre intenzioni siano nobili, questo non è il vostro regno. Infatti nessuna delle vostre azioni riesce, venite inghiottiti in quell'oscurità, è come avanzare dentro delle sabbie mobili, sprofondate, le vostre braccia diventano pesanti, l'oscurità vi ingloba. Siete come prigionieri, privi di controllo del vostro corpo. La vostra mente invia il comando, muovere il braccio o le gambe, ma loro non rispondono. Siete come burattini privi dei fili che vi controllano. Davanti a voi il vecchio continua a urlare, vi chiede aiuto, per lui non siete bloccati, siete semplicemente immobili, vi chiede disperato di aiutarlo, vi insulta, vi dice perché ve ne state lì immobili. A un certo punto un'oscurità ancora più densa, simile all'inchiostro, si stringe attorno al vecchio che geme e cade in preda al panico perché qualcosa si avvicina a lui, qualcosa che voi non riuscite a vedere. Nuovamente la voce. Sì, la sua triste vita mortale scivola via, ma io mi chiedo cosa sarà della sua anima e della vostra. State sfidando la dea della morte. Il vecchio si agita nel tentativo di liberarsi dai legacci che lo tengono bloccato, ma è tutto inutile, vecchio e debole. Per le successive ore sarete spettatori degli indicibili torture inflitte al vecchio, incapaci anche solo di chiudere gli occhi. No, volevo chiederti se, nonostante sia un sogno, posso avere la possibilità di provare a lanciare un incantesimo e assolutamente no. Lo puoi fare, ma fallirà. Ma non succede nulla. La tua stessa non riesci nemmeno a raccogliere le energie perché i tuoi incantesimi richiedono movimenti, richiedono parole. Il tuo corpo non risponde. È come se tu stessi davanti a un televisore a guardare, non ne hai il controllo, sei lì bloccato a fissare questa immagine, però l'immagine è viva, tu sei effettivamente nella stanza. È come se canalizzassi un incantesimo Warhammer, il tempo di svegliarti non è ancora finito, non è abbastanza. Traumi. La voce continua. Umani sciocchi, percepite la vostra impotenza? Con quale superbia avete osato pensare di poter uccidere la morte? E quando dice queste parole il titano ride. E l'ultima cosa che vedete è una falce di smeraldo che cala sul vecchio. Tutti voi, in quell'istante, vi svegliate fradici di sudore. Nelle vostre orecchie sentite ancora le urle strazianti dell'anziano. Anakia, per te è diverso. Sei certo di aver percepito nell'ultimo urlo dell'anziano la voce di tuo padre. Nope. Hai grido figlio, che cazzo. Sai,
E mattina, una mattina che ditemi voi come vi presentate alle porte della locanda. Non bene. Con quale stato d'animo, in quale stato? Come la sera prima, direi. Io sono furioso. Come osa questa vile creatura torturare un essere umano, minacciare l'eterna, l'anima eterna e sfidare la sorte in maniera così abietta, proprio inaccettabile, inconcepibile e soprattutto imperdonabile. Anche tu hai sognato questa cosa? Io ho fatto due pessimi sogni, penso che uno l'abbiamo fatto, cioè mi sa che uno dei due potrebbe essere simile. Kira, c'è qualche, nel senso, la falce di smeraldo è, come dire, l'arma propria di qualcuno? Magari dovrei saperlo dalle canzoni, ma chiedo. Sì, la falce di smeraldo è l'arma prediletta di Luteria. Allora uno dei due sogni era di Luteria. E l'altro sogno che hai avuto? Non lo vuoi sapere. Non era premonitore. Quello non era premonitore. Vuoi sapere il secondo sogno? No. No, allora te lo dirò. Ha spostato la sua attenzione su Nerea. Nerea come fa? No, effettivamente sposta la sua attenzione su di te, perché il tuo stato d'animo comunque ieri sera era al limite delle lacrime. Oggi effettivamente è più che lacrime, la vivo abbastanza vuota. Nel senso tendente all'apparente apatia. Ok, quindi il tuo stato d'animo questa mattina com'è? Dentro è identico a quello di ieri. Probabilmente alla fine del sogno qualche volta ho sospettato di esserci io sulla pietra incatenata. Ok. Detto ciò, non è cambiato da ieri. Se ieri c'erano già brutti pensieri, questi presagi non fanno altro che rafforzare il sospetto. Molto bene. Ok. Io credo che a colazione vi inciterò come posso dire? Cioè, se abbiamo avuto tutti quanti il sogno che credo, abbiamo visto questa povera anima torturata da quella infida creatura che non voglio menzionare, direi che il nostro compito è ancora più importante. Direi che se fossimo delle semplici formiche, anche Luteria non si prenderebbe il disturbo di andare a rovinare i nostri sogni. Gli dei ci supportano e i titani ci temono, anche se forse è presto per dirlo, però sembrerebbe che stiano facendo di tutto per ostacolarci, tanto da torturare la figlia di Sidon. Sì, mi domando quindi Draghi, in che posizione sia? Quella è una questione che riguarda più te, chef. Tu non hai sognato i draghi? No. Io qui draghi non ho. No, solo un drago ho il piacere di distruggere. Hai piacere nel senso che avresti piacere? E che avrò piacere. Sperandoci. Forse non andrei a dire ancora troppo in giro forte in questo momento. Esatto. Per adesso vogliamo basso. Però. Sì. No, infatti ho detto avrò. No, ma dico, devo andarlo a dire in generale. Già. I draghi hanno una certa positiva anche. Esatto, quindi non tutti. No, però quelli positivi non andiamo a rompere i maroni, quelli negativi non andiamo a rompere i maroni. Il concetto è nello status quo tra un demone e un mi sembra che anche tu devi anche fare. No, io devo andare da mio padre, io i draghi non c'entro niente. Io non lo so ancora. Non lo sai ancora. Se dobbiamo avere un alleato, direi che. Lo so già. No, lo so già. Tu lo sai già che quando è stata rapita. Allora, tua madre è stata rapita da una gigantesca figura. Ok, io non lo so ancora. Okay. C'è un cartello che ho scritto, ti giuro. Pensavo fosse già. No. Già. Aveva. Who's that Pokémon? It's a green dragon! Comunque, io continuo a trovare delle strane analogie, per questo ho fatto il mio secondo sogno. Ok.
Vuoi condividerlo? Grazie. O è una cosa che... C'era questa bellissima donna, si chiamava Misato Katsukira, che mi portava in un posto chiamato Neo Historia 3, dove c'era mio padre, che si chiamava Peter Icari, che mi diceva Heroes, sali sul Drago 01! Mm-hmm. Però tra l'altro mamma è verde e ti è scomparsa per questo enorme cosa verde. Mm-hmm. Scusate. No, no, che... Okay. Non noti delle analogie, però impressionanti. È un sogno... Ho sentito una volta un poeta cantare una canzone simile a questa, ma era disturbato mentalmente. Sì, era una sirena, era un po' depresso, un po' eccitato, però è vero. È una tesi crudele. Nessuno ha mai capito il finale della sua canzone. I versi dei poeti sono i più criptici. L'hanno dichiarato comunque poeta dell'anno. Figurati, ma era truccato il concorso quell'anno. Oh mio Dio. Comunque, mi dicono che a seconda delle traduzioni sia più o meno apprezzato, tra l'altro. Sì, sì, sì. Ok, vabbè. Vi rimettete in marcia. Sì. Un paio di ore vi separano. Un appoggino sulla spada di Nerea della serie. Non so che cazzo dirti, ma buona fortuna. Che su quella sedia non lo devi toccare. Ma nella vita generale. Io non osare avvicinarlo. Dicevo, un paio di ore li separano dalla città di Historia. Tutto sommato è un viaggio tranquillo in cui incontrate carovane di mercanti o semplici viaggiatori. Man mano che vi avvicinate, iniziate però a notare i segni della siccità che sembra aver colpito queste terre. What? Vedete raccolti bassi, il terreno secco e spaccato, e una quasi totale mancanza di bestiame. Io comunque quando vedo questi mercanti, interagirò un po' con loro e cercherò qualche ingrediente particolare che non ho, magari che non ho mai visto, spezie, roba varia, per i miei piatti, senza... Dovrei dilungarci molto, ma cercherò qualcosa di che non ho mai visto, innovativo per i miei... Ma sicuramente qualche spezia particolare la riesci a trovare. Quindi in cambio di qualche moneta d'oro sicuramente troverai qualcosa. Già che li abbiamo fermati, gli chiederò, o meglio gli chiederemo che cosa sta succedendo in questa regione, perché i raccolti sono così scarsi, dove tutta la... Va. La situazione al momento non è delle più rose nella città di Historia. Noi abbiamo da poco consegnato qualche ora una piccola mantria di buoi al palazzo del re. Il re ha pagato a caro prezzo persino quelle vacche magre e ormai anziane. Il grande Sidon, il titano della tempesta, ha preteso un sacrificio dalla città di Historia, ma sembra che il re non sia disposto a cedere, e che quindi stia provando a ingraziarsi il titano sacrificando continuamente buoi e qualunque altro animale alla roccia di Estor. Roccia di Estor? Sì, è il luogo di sacrificio della città di Historia. E voi non siete mai stati a Historia? No, è la prima volta. Normalmente sarebbe una bella città, ma la situazione non è delle più rose. Ci sono diverse bande di centauri che si stanno unendo a nord, e il popolo non è proprio tranquillo. Tutti temono che presto ci sarà una guerra e non molti fanno affidamento sul re. La situazione è piuttosto tesa, quindi. Ma c'è anche fermento tra la popolazione, nel senso di malcontento e voci di rivolta, tra virgolette, per non esagerare? No, quello no. Però la gente è preoccupata. Legittimamente, direi.
ormai il periodo di pace sta per avere fine e quindi tutti noi stiamo sperando che il re acconsenta alla richiesta di Sidon, qualunque quella sia. Perché non è stato reso noto qual è? Il re non ci ha informato. Il tempio. Dici? Non quella certo. Voce che avevi sentito? Però quello, voi sapete che è la città di Mitros. Questa è la città di Estoria. E non può essere semplicemente. No, lo chiedi al re di un'altra città di poter distruggere il tempio. Allora, contando che lui è Dio e ci sta a chiedere. Il tempio dei cinque è il tempio principale della città di Estoria. Ah, no, pensavo fosse tipo che magari ci fosse il tempio della Madonna della città di Estoria, della città di Mitros. Sto pensando alla torre di The Boys. Il tempio dei cinque. Non lo so, va bene. Ok, andiamo, direi che. Okay. Loro hanno qualche altra notizia dei dintorni, tipo la foresta e qualcos'altro, se ci sono noti fenomeni o pericoli? No, loro personalmente non hanno nessuna notizia, ma se sicuramente una volta che arriverete a Estoria. Chiaro. Se andrete in locanda a riposare, lì c'è un continuo via vai. Quindi benissimo. Di dicerie lì se ne sentono un sacco. Come è giusto, di storia. Noi purtroppo non siamo di storia, facciamo avanti e indietro come mercanti, quindi di notizie più locali non ne siamo informati. Da dove vengono? Da Mitros. Ah, sono di Mitros. Sì, sì, okay. Sì. Molto bene. Ok. Gli auguriamo un sicuro viaggio di ritorno. Ok. E direi di incamminarci con una certa. Certo. Qua c'è della menanza da fare e dei torti da raddrizzare. Molto bene. Basteranno una domanda. Dimmi. Domanda molto 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 fuori. Come te la cavi con la danza della pioggia tu che... Come scusa? No, se servono delle nubi... C'è già una che lo segue, cioè... Scura. Ma questo è... Per questa domanda per quale motivo? Per i campi bassi. Sì, però... Hai evocato della nebbia. Puoi evocare della pioggia? Questo è il massimo. Ok. Non volevo chiedere troppo, ma se no... Vabbè, sarà difficile, ci vuole ti risponde Kira. Te immagino che andare contro la volontà di... Si dona il controllo del tempo, come sua sorella ha quello dei sogni e della morte. Non c'è un modo per, come dire, indebolire il loro controllo su queste fasce di influenza? Anakia, siamo a livello cinghiale. Sì, no. Io proseguirei per arrivare almeno a livello banda di centauri. È giusto per sapere da che parte girare. Verso Estoria, il suggerimento va sarebbe. Va bene. Forse... Sti vecchi che si prendono. Se la vostra avventura andrà come io spero, anche perché spero di scrivere davvero una storia bellissima, arriverà il momento in cui incrocerete le armi contro Sidone e Luteria e una volta sconfitti... Già. Sarà Tilea stessa a governare il clima. Contando che adesso la più grande minaccia è che troviamo dei cantieri da qui a casa di mio padre che ci facciano perdere tempo. Ok. Posponiamo la parte di uccidere dei titani. Sì, forse riuscirete a strappare un nuovo accordo di pace. In realtà le possibilità sono infinite. No, io aspetto. Speravo in uno scamotage molto più semplice, ma. Ok, me lo sono segnato. Purtroppo quando entrano in gioco dei e titani non lo è così semplice. Mi sa che avremo degli incubi ancora a lungo, ok. Spero che Luteria si disinteressi presto a voi. Oh. Oddio. Io si vorrebbe dire che siamo fuori dei giochi. Quindi spero, no, vuol dire che si sta preoccupando di qualcos'altro che magari è più interessante o che è più importante. Comunque. A volte è meglio essere sottovalutati. Ti riprendo lo zaino e dico andiamo per adesso. Grazie. Ecco, so che fai melina per questo, quindi doppio zaino e andiamo. Ok. Metà, ragazzo. Non serve più molto tempo, alla fine farete ancora un chilometro o due. Dopodiché sarà Kira stessa a richiamare la vostra attenzione, indicandovi un punto davanti a voi. Ecco, quella è Estoria.
E voi vedete nella mappa è apparsa? Sì. In basso che c'è questa città arroccata. La vedete? Dice una scritta città di storia. Quindi voi vedete questo. E dall'alto è quello. Questo, sì, esatto, questo insediamento stretto tra le scogliere di una gola rocciosa. Praticamente una distesa di case, taverne, negozi di ogni genere che sono lì che riempono buona parte di questa gola. È piccolino. Quindi non è grandissimo. Il fiume Archelon è lo stesso che connette con Mitros? No, essendo un'altra parte del continente. No, cioè, non siamo vicini come isola. No, siete nella stessa isola. Sì, no, non siamo vicini all'interno dell'isola, non è così vicina. Allora, ci abbiamo messo poco secondo. Ah, il viaggio è stato narrativo. Può essere. Tecnicamente era anche il posto. Anche se avrei preferito un approccio alla Corrado come viaggio. Un passo con Gorgone. No, il fiume Archelon non bagna Mitros. Mitros è sulla costa. Ok. Per voi. E storia? Mitros. Beh, lì c'è, cioè, non parecchio lontano. Ah, ok, ci abbiamo messo parecchio ad arrivare. Qualche giorno. Sì, sì, sì. Allora, e la cosa dell'oracolo, la voragine dell'oracolo è comunque nei territori della città di Estori. Ok. E che eravamo già lì. Eravamo già in zona Estoria, non siamo mai stati a Mitros, eravamo già nella provincia quando di Estoria. Voi siete partiti dalle vostre città, lui da Mitros, però siete già arrivati nella taverna delle terre questa parte mia di Estoria. Tutto questo è storia. Tutto questo è storia. Ok. Era troppo che la pensavamo, qualcuno doveva dirlo. Okay. Chissà chi. Proseguite lungo la strada, arrivando a quella che è la porta d'ingresso della città. Quella sud. Un grande, sì, esatto, arrivate alla porta sud. È un grande e spesso portone di legno rinforzato e come tutti gli ingressi rappresenta una sorta di imbuto. Quindi vi ritrovate nella massa di persone intente a superare i veloci e frettolosi controlli delle guardie. Fai una ruota così almeno viene per tutta la grandezza dello schermo. Oh, certo. Così. Oh, grazie. Nice. Much better. Non so a chi è comodo e chi ora è scomodo. Ma... No, ora è scomodo a tutti. Perfetto. Equalmente scomodo. Dicevo. Okay. Ah, santuario del drago. Improvvisamente si legge. Attenzione. Attenzione. Ok. E ci sono dei vigneti da questa parte. Accidenti. Quindi noi arriviamo dalla porta? Sud. C'è una roccia a forma di cuore. What? Quella. Dove la roccia? Oddio, la roccia a forma di cuore. No, sta cambiando completamente la situazione. C'è anche un gattino sul balcone. Ciao. La roccia chiappa, chiamiamola. Beh, vista da sotto, secondo me, è la culo roccia. Cioè... È il dio bottom dell'amore, rock. L'avrà forgiata lui. Bottom rock. Benissimo. Vabbè. Se dipende sempre quanto è alta quella roccia lì. Direi che ci infiliamo nella ressa tenendo Kira in mezzo a noi in modo che non venga tipo abusata da chiunque, strattonata e lanciata in giro. Ma cosa pensi? Questo è un mondo in cui la gente non fa queste brutte cose. Ok. Comunque. A parte i titani. Esatto. Arriva il vostro turno. Davanti alla porta è presente un piccolo drappello di guardie annoiate che controllano in maniera più o meno superficiale i carri e coloro che desiderano entrare in città. Se ce lo chiedono, come ci presentiamo? È una buona domanda, anche perché quando è il vostro turno notate che la situazione cambia leggermente. Vedete dei cenni, due soldati che erano un po' più indietro che si alzano e un uomo con i gradi da ufficiale che si va avanti, che si fa avanti. Non ha senso mettersi adesso a nascondere la verità. Abbiamo una fama, portiamola avanti, tanto non sarà, non riusciamo a evitare tutti gli sguardi, giochiamo in territorio ostile. Ci conoscono perfino nei sogni, cosa vogliamo oscurare gli altri? Voi, chi siete? Da dove venite? E quale motivo vi porta a storia? Il tono con cui vi chiede questa cosa è perentorio, ma senza fare particolari tiri, capite che tradisce un certo nervosismo. Ho capito. Io, mentre loro valutano su come approcciarsi, faccio un passo avanti. Sono Nerea e sono
un nessuno qua, non sono mai venuto in queste terre, la prima volta sarà semplicemente per lasciarmi indietro dei brutti pensieri e trovare un po' di tranquillità. State tranquilli che non causerà problemi, se è questo il dubbio. Voi? Noi siamo un gruppo di viaggiatori che arriva da diversi punti di Tilea e siamo qui giunti per una serie di questioni, tra cui avere udienza con col Re Pitor e basta. E con quale diritto pensate di... Quello di sangue. Vedi che l'uomo solleva un sopracciglio. Io sollevo anch'io specularmente, ci sopraccigliamo a vicenda. Capisci? Mm? Diritto di sangue. Beh, così mi è stato detto da un oracolo. Pertanto non lo posso sapere con certezza, ma penso sia mio diritto seguire la volontà dell'oracolo e cercare di comprendere se ciò è vero e portare avanti ciò per cui mi è stato detto di fare. Quindi siete effettivamente voi, coloro che sono stati richiamati dall'oracolo? Se non riconosci me, ma non riconosci neanche Kira la poetessa? E faccio un passetto di lato, tipo lo Shogun Mitsukunimito, e così lui la vede in piena figura. Vedi che altri soldati si stanno avvicinando e tutti sono leggermente nervosi in vostra presenza. Il re ha ordinato che vi presentiate al suo cospetto. Siamo qui per questo. Vi stavamo aspettando, un soldato dell'ordine di Sidon è arrivato molto prima di voi a portare notizia delle vostre gesta. Posso solo immaginare come gli uomini di Sidon abbiano... Ma se abbiamo un taglio sulla tempia, mi ricordo anche chi è. Abbiamo visto andare via, però ho preso solo di schiena a un certo punto. Vi chiedo di seguirci immediatamente. Scortateci pure, non... Perfetto. Venite fatti passare e ovviamente quando tutto questo succede la gente attorno a voi lo nota, non passate inosservati, siete scortati dalle guardie, lui ha detto questa cosa del diritto di sangue, la gente inizia a mormorare del vostro arrivo e storia. Io faccio l'occhiolino ai bambini e saluto le fanciulle. Soprattutto le fanciulle. Non è ancora una parata, ma ok. Io saluto le vecchiette allora, perché... giustamente, è uno il suo, scusami. Ok, allora. Tu insulti i pesci. Avevo un amico, Mirtos, un Dados, che aveva questo piacere di salutare le vecchiette. Una certa passione per le vecchiette. Sì. Allora, voi partite dalla porta sud. Yeah. Okay. Le vie di storia sono piene di vita. Meno male, almeno qua. Costeggiate da delle semplici case in mattoni, e queste strade in cui passate sono affollate di mercanti e cittadini intenti a scambiarsi merci e dicerie. Essendo una città costruita su una scogliera, lo spazio non è molto, per cui fate abbastanza fatica a muovervi e le guardie sono costrette a chiedere più volte il passaggio alle persone ammassate. In questo modo avete del tempo per notare alcuni dettagli e luoghi di interesse. Escamotage molto utile per presentarvi la città in 5.0. Apri pagina nuova di appunti. Ed ecco a voi la città di la storia. Città di storia. Trovo una pagina vuota di appunti. Vuoi una ricetta di riso cantonese? No, lo so. Sei curioso del santuario del drago, eh? No, il dente di drago. Non è il santuario. C'è anche il cugino del drago. Occhio alle storie del drago, è un casino. Quelle non perdete, eh. Krilin! Ok. Dai, se muori al secondo combattimento ti possiamo arrestare. Allora, le strade di... La strada principale di Estoria che state percorrendo converge nella vivace Agora Centrale. Sì. Ok.
che è un variopinto assortimento di bancarelle che occupa tutta l'area. Dai baldacchini di seta pregiata alle semplici pile di casse di legno, questo luogo è pieno di venditori che si contengono freneticamente la vostra attenzione, offrendo una vasta gamma di articoli di qualità ai prezzi abbastanza ragionevoli. In questa zona non vedete spade o armature, se le chiedete. E vedete semplicemente tutto quello che è l'equipaggiamento dell'avventuriero, tutto quello che potreste desiderare nel limite dell'umano lo potete trovare qua. Desidero togliermi una ventina di chili dalle spalle. Proseguendo oltre, ma sono tuo zaino, ma cosa vuoi? No, ma è la cosa. Sempre lamentarti. Allora, la sta venendo, forse io. Vedete due edifici particolari, o meglio, che attirano la vostra attenzione. Okay. Il primo è qui, nei pressi del centro città. Questo grande edificio, dalle mura in pietra fortificate, un'insegna pende sopra la pesante porta rinforzata in bronzo e recita Sala di Volcan, però non riuscite a capire che cosa sia. Volcan, il dio dei fabbri. Del fabbro, sì. Ci sono dei sospetti. Una spa. Chiaramente una spa. No, ci sta. Ho forgiato una spada. Che fai? Una spada? No, una spa. Poco più avanti, un altro edificio attira la vostra attenzione ed è questo locale pubblico, che normalmente sarebbe un anonimo edificio di mattoni decorato di pietre bianche. Appesa appena sopra la porta vedete una grande insegna in legno che vi ricorda la zanna di una grande bestia. Si distingue dagli altri edifici più che altro per la frenetica attività che avviene al suo interno e anche un po' nei suoi dintorni. È un flusso costante di avventori che entra ed esce costantemente in vari stati di sobrietà. Ci lascia intuire che sia una grande taverna. È la grande taverna della città. Esatto. E si chiama? Il Dente di Drago. Per un motivo o per l'altro ti dovrebbe interessare. Ma è solo un'insegna o il dente è proprio un vero dente di drago? È un'insegna. Okay. Non metterti a razziare le insegne. No. Era... È una grande taverna, quindi non ci potrà poi essere del cibo di qualità, quindi non rompere troppo i maroni se non è tutto esattamente cotto al punto giusto. Se la taverna è grande, il cuoco deve essere bravo. Esatto. Ti ricordi una volta quando stavo costruendo il mio resort? Cosa? Citazioni colte che chi guarda lo Dice Unrolled coglierà. Non lo so, neanche chi giocano dai Sarrota. Io della Passiones. Ah, già, è vero, il resort. Siete delle persone orribili. È vero. Se lo ricorda il pubblico da casa. No, ma aspetta, ce lo ricordiamo ovviamente. Luca taglia questa parte. Come già che è stata una scena bellissima. Questo ristorante di me. Anche perché io ero il proprietario del ristorante. La proprietaria. Ok. Infine, proseguendo lungo la strada, arrivate a quello che è il Palazzo del Re, il Palazzo di Astoria. Okay. Il Palazzo di Astoria è un edificio sfarzoso che sovrasta l'intera città. Le sue grandi finestre lasciano entrare la luce del sole in abbondanza, ma notate, mentre attraversate i suoi corridoi, un velo di preoccupazione sui volti dei servitori o anche delle guardie di piantone. Mentre percorrete le sale, vedete varie testimonianze della gloria passata della corte. Vedete che ci sono... Scusi, ti interrompo. Dimmi. Ma parlando di velo di preoccupazione, vorrei notare una cosa. Sì. Le guardie hanno tipo il pugno stretto intorno all'asse delle armi? Quando passate? Mm. Non così stretto da far biancare le nocche. Ok, non della serie sono preparato a combattere questo. No, non mi sembrano stili o shit is happening, but it's not enough. Sono preoccupati, ma non della vostra presenza. Va bene, grazie. Scusa l'interruzione. Siamo ancora a livello cinghiale. Esatto. Siamo ancora a livello cinghiale, assolutamente sì. Cimena, facilissimo. Dicevo che mentre percorrete le stanze ci sono diversi arazzi che mostrano le stravaganti scene del passato di Astoria, delle grandi avventure del suo re Peter.
La cosa particolare che vedete è che non ci sono più arazzi che mostrano eventi recenti. Sono tutte immagini delle glorie passate, molto passate. Se, fate, se provate a chiedere, Kira vi dirà che più o meno di eventi di 200 anni fa. Voilà. Tuo padre sta andando in coma. 500 anni. Alla fine, capisco anche i media. Arrivati davanti a una grande porta in bronzo finemente decorata. Il capitano delle guardie che vi ha portato qui fa il saluto. Si presenta, presenta voi e scambia qualche parola con le due guardie. Le due guardie si scambiano un cenno d'intesa prima che le due, una delle due attivi un, azioni una leva, attivi un meccanismo e degli ingranaggi fanno aprire il grande portone di bronzo. Velocissimo, tra l'altro. Tecnologia? Sì. Dall'interno sentite le risate e le grida di un uomo che sembra impegnato in una feroce battaglia. Oh no! La scena che si presenta davanti a voi è alquanto bizzarra. Ecco. All'interno della stanza ci saranno una decina di persone. A giudicare dalla fattura dei loro abiti, sono cortigiani, comunque il personale della corte. La loro attenzione però non è su di voi, ma su un uomo che è avvolto da una flebile luce dorata, che si muove in maniera goffa all'interno della stanza impugnando una lancia. L'uomo e tutti i presenti vi stanno dando le spalle, non sembrano essersi accorti di voi. Però lui urla. Ecco, dopo aver evitato il suo tremendo colpo, ho scartato di lato, parando il suo calcio con la mia lancia. È in quel momento che quel gigante ha capito di non poter nulla contro la mia potente forza. Mi sono sbarazzato facilmente di lui. Poi ho guardato il loro capo. Era convinto di essere al sicuro. Tra noi due ci saranno stati almeno 3.000 piedi. Vedete che i dignitari attorno a lui fingono palesemente incredulità, soprattutto alcune giovani donne. Non ci credete? Ho caricato il colpo e scagliato la mia lancia che lo ha trafitto come uno spiedo. Mentre pronuncia queste parole, io vi chiederei per favore un tiro di percezione. Pezzo forte. Incredibile. Se non ricordo male, è piaciuto, sì. 20, non naturale. Molto bene. 16. Non naturale. Non naturale. 13. E qua abbiamo 11. Ok. Mentre pronuncia quelle parole, lo vedete caricare il colpo e girarsi con noncuranza nella vostra direzione, scagliando la lancia. Nessuno di voi, a parte te, riuscite a vedere il colpo. Percepite esclusivamente lo spostamento d'aria e lo schianto alle vostre spalle. Il muro di pietra a fianco della porta che si è appena aperta è completamente crepato e i frammenti della lancia sono sparsi un po' ovunque, alcuni arrivano anche ai vostri piedi. L'uomo che è davanti a voi, che vi guarda con aria divertita, è in possesso di una forza sovrumana. A voi. Certo. Tu l'hai vista proprio con la coda dell'occhio, però almeno sei riuscita a vederla. Loro non hanno idea di cosa sia successo. E la fama della tua potenza non è nulla in confronto a quando la si vede dal vivo. Mi è stato detto, ma già era mia intenzione, di venire subito qui da te, Peter, re di Estoria. Lui vi osserva un pochettino, come se faticasse a mettervi a fuoco. Dopodiché sorride ancora di più, allarga le braccia. Oh,
I miei ospiti, finalmente. Perdonate, perdonate l'accoglienza. Stavo narrando di quella volta in cui da solo ho sconfitto l'esercito dei ciclopi nella battaglia della steppa centrale. Ride, ride divertito di questa cosa. E la corte ride con lui. Oh sì, maestà, siete stato magnifico quella volta. Ah. Su, su, ora. Voi. È ora di andare. Devo concentrarmi sui miei ospiti. Su, su, ora lasciatemi solo. E vedete che si libera dei dignitari senza però perdere l'occasione per sfiorare il fianco di una delle giovani ragazze. Batto pugnetto. È proprio un Brazzeros. Sì. Dal tono e dai movimenti capite che questo re, questo dio, è palesemente ubriaco fradicio. Bene, cominciamo benissimo! Restate da soli, voi, Kira e Titor. Le guardie scappano come dentro. Il re le guardie anche. E notate anche questo: quando le guardie, la corte dà le spalle al re, l'espressione cambia. Smettono di essere compiacenti e vedete preoccupazione sul volto di tutti. Vi guardano come nel dubbio se voi sarete utili o l'ennesimo problema di cui dovranno occuparsi. Ovviamente il re, il dio re, è qui davanti a voi, che vi osserva divertito. Fa qualche passo indietro, un po' barcolla, fino a raggiungere il suo trono. Su, forza! Sono qui, voglio ascoltare una storia, le vostre storie. Un soldato dell'ordine di Sidone è giunto qui in lacrime, piagnucolando di essere stato aggredito dagli eroi della profezia. Ho sentito parlare di voi, avete compiuto delle grandi imprese. Cosa avete fatto? Ah sì, avete abbattuto un cinghiale. Siamo a livello cinghiale. Era molto grosso. Era un grosso cinghiale, vostra maestà. Un grosso cinghiale. Vi racconterei di quella volta che sto da solo, sono riuscito a sollevare quasi una montagna e scagliarla contro quel drappello di centauri che stava provando a scappare. Però, dai, non sono qui per passare il mio tempo a raccontare le mie gesta. Su, su, parlate, non siate timidi. Su, del vino, qualcuno mi porti del vino. E qualcuno di noi, perché io guardo te, poi guardo Kira, poi guardo Nerea, smetto di guardare Nerea, guardo di nuovo Kira e guardo te. Direi che sei stato chiarissimo. Io non guardo in giro, guardo lui, riguardo te. Kira ti sta riguardo lui, ho capito. Vedi che c'è dispiacere sul suo volto. Sì, non è che non volesse troppo aggressivo con mio padre subito, però. Anche perché ci fa culo. C'è ben poco da. C'è ben poco da raccontare. Abbiamo effettivamente appena sconfitto un cinghiale e malmenato qualche servo di Sidon che ci sbarrava la strada dopo che abbiamo ricevuto la chiamata di Versi. E Versi ha dato a ognuno di noi alcune comunicazioni circa il nostro destino. E pare che il mio sia venuto qui a informarti che siamo consanguinei. Lui era tipo un occhio semichiuso. Eh? Lui era tipo un occhio semichiuso. Ed era pieno di figa nel tempio di me. Non può svegliarmi qualche modo. Vai. C'era solo una volta. No, scusa, non avevo Kira e Versi, cioè, nel senso. No, però. No. Continua pure. No, fate gli scherzi. E dirci che siamo consanguinei e. E non lo so, che cazzo devo dirgli? Consanguinei? Sì, sono. Solamente lo vedi cercare di vedere qualcosa che però sta veramente faticando. E chi era tua madre? Tori Brazzeros. Tori. Non me la ricordo. Sicuro che non fosse. Mary? No, Tori. India? No. Tori Brazzero. Lo vedi un po' imbarazzato. Voi invece cosa? A quel punto. Bene, siamo qui a accompagnare. No.
Kira smotta. Ecco. Grande Deus Ex Machina, lo spero. Eh beh, cazzo, abbiamo la poetessa con noi. Pronto. E tuo fratello mettilo in riga. Esatto. Adesso basta, fratello. Questo patetico spettacolo deve finire. Sei un re e hai il dovere di servire il tuo popolo e non troverai soluzione alle tue sventure ingozzandoti di vino. Dopo averlo rimproverato, Kira inizia a cantare. Ed il suo canto, come sempre per voi, è qualcosa di estremamente piacevole, che quasi vi scalda il cuore. Il dio re davanti a voi, però, reagisce in maniera completamente diversa. Lo vedete stringere le mani sui braccioli del suo trono e il marmo si frantuma sotto la sua stretta. Cazzo devo dire qui? Smettila, Kira! Lo vedete urlare mentre muove a scatti il capo come a voler scacciare qualcosa di invisibile. Cosa fate? Mi nascondo dal mio scudo. Io mi pongo vicino a Kira. Ok. Nel suo, cioè nel senso, sì, vicino a lei mentre canta. Esatto. Voi due? Io, scusami, vai. Se volevi fare qualcosa poi io parlo dopo. Vai. Io volevo semplicemente provare a rivolgergli la parola e dirgli se ha fatto chiamare questo gruppo è perché lo aspettava e dopo tutto quella è solo rabbia per il dover affrontare qualcosa e finché rimarrà rabbia tanto il qualcosa non verrà affrontato e il problema non sarà risolto, quindi faccio ancora più calma. Tu parli nel momento che Kira canta e Peter si lamenta, le tue parole vengono percepite ma non sai quanto effettivamente avranno peso nella mente del re. Ok. O nella mente dei tuoi compagni. Ok. Perché comunque la sento un po' deboluccia e decido di giocare l'asso. Sentiamo. Avanzo battendo lo scudo per terra e con voce stentorea dico: Peter, il nemico alle porte, Sidon e la sua lurida sorella minacciano tutti gli uomini sotto il tuo dominio e ora che noi insieme ci alziamo di nuovo in armi contro di loro. Fammi una prova di per non morire di costituzione. Persuasione, sì. Sì, persuasione. Non c'è più di. Quindi tu sei aerodinamico? No, ma guarisco bene. Ho 5 di medicina che mi dicono non serve a niente. È persuasione, eh? Sì, persuasione. Tira bene, per favore. Beh, è un po' diverso. Ricordati che hai un punto. Penso che sia il caso di usarlo, perché un 4 mi sembra un po' basso. Molto meglio, molto meglio. 20 naturale. Ottimo. Ottimo. Hai ragione, vecchio di merda, Daniele. Bravo. Molto meglio, bravo. Tu cerchi di convincere con la logica il re ad ascoltarli. Tu, con parole più dure e cercando di attirare la sua attenzione in altro modo. Tu proteggi Kira. Tu? Protegge se stesso. Io ho piccoli dal mio scudo. Ok, tu lo sta trovando uno di buon senso. Cerchi di c'è. Diventare un tutt'uno sulla esatto. Parete. Molto bene. Sta frantumando cose di marmo. Kira. Contavo che l'incantesimo di Kira lo tenga fermo quanto basta per non farmi uccidere subito. Il canto di Kira prosegue, infatti, e sentite la voce del re nelle sue lamentele che diventa sempre meno impastata e il suo sguardo sempre più carico d'odio. Ti guarda. Io sono pronto a sacrificarmi, è la cosa che Mitros insegna, il sacrificio personale alla luce del beneficio pubblico, questo dio deve essere risvegliato.
accolgo il suo sguardo cercando di non defecarmi nelle vesti. Che rischio c'è? Alla fine la canzone di Kira termina e il veleno che corrompeva il dio sembra sparito. Okay. Peter si alza in piedi di scatto e avanza con la furia di un toro nella vostra direzione. Il primo in linea sei tu, ma poi dietro di lui c'è Kira e ci siete, c'è Kiros, ciao a tutti, e ci siete tu e ci sei tu. Se posso avanzo davanti a lui perché mi vergogno un po' di quanto sono stato, di quanto lui sia stato molto più perentorio di me. Io come avanzi? Nel senso che come lui si alza, adesso lui si alza e penso ad ampi passi si muove verso di noi, io avanzo non così sicuro ma ad ampi passi e mi metto semplicemente davanti a lui, che se lui deve andare a fare deve come dire, deve impattarmi addosso, impattare impatta contro la mia faccia, si interponi. Sì, esatto. Tu? Io vedo questa scena, cercherò di anch'io interpormi, però interponi dietro di me. No, dietro di te, ma a fianco, però partirò un po' dopo perché vedo. Ok. Però okay. Sì, a difendere in particolare. No, che ha avuto coraggio. Va bene questo. Vi chiedo ancora questo. Le vostre armi dove sono? Armi e protezioni, quindi non solo la spada, lo scudo anche solo. Tu avevi lo scudo e l'hai usato per attirare l'attenzione stile gong sul pavimento. Sì. Adesso è? È appoggiato per terra dove l'ho lasciato. Okay. Ce l'ho in mano, ma lo sto tenendo da sopra, quindi... Sì, ma avresti tutto il tempo, se vuoi, anche solo per istinto, tirarlo su. No, perché mi sembra... è contro tutto quello che è il ragionamento. Okay. Se mi devi menare, mi devi menare. Sì, vuoi? Esatto. Neanche io sono con le mani lungo i fianchi. Pronte, ma lungo i fianchi. Tu che hai un tutt'uno con il tuo scudo? No, io avrò lo scudo e l'arma, però... Lo scudo che sta equipaggiando lui, esatto, non lui che equipaggia lo scudo. E avrò lo scudo, cioè, davanti a me a protezione, ma l'arma è bassa. Cioè, non voglio essere minaccioso. Quanto meno proteggermi. Contando che è scritto help me sullo scudo, non sei minaccioso. Aiuto. Hit me. Picchia l'oro, il cattivo e la sirena. E il maggiordomo di turno. Allora, fammi capire come quando ci picchia. Come ho detto, Peter avanza verso di voi con la furia di un toro in corsa e nella vostra testa per un istante ritorna l'immagine della sua forza e tutti voi sperate di non fare la fine della lancia. Avanza e poi si ferma a un centimetro dalla tua faccia. E vicino a voi ce l'avete davanti, vi sovrasta. Per altezza, sarà alto 2,5 metri. È enorme, muscoloso, e ora che non è più ubriaco, il suo corpo risplende di una luce molto più intensa di quella di prima, una luce quasi che prima era fioca, adesso è quasi rossastra. Sentite caldo. La sua aura è pesante. Ok, mi inchino. Sollevo lo scudo dicendogli: siamo al tuo servizio, Dio Peter, signore della guerra. Voi? E mi inginocchio e non lo guardo più in faccia, proprio così. Io sto calmo e lo guardo... Vis-a-vis. Sì. Non con sfida, Lo guardo solo. Sostieni il suo sguardo. Sostengo il suo sguardo. Io non sono vicino a questo. $3.99 al mese, sostengo il suo sguardo. Mi abbono il suo sguardo, mi abbono il suo sguardo, tanto è. Aglio. Passano diversi secondi in cui non potete fare a meno di pensare che le vostre parole siano state forse un po' troppo. Che la vostra arroganza sia stata esagerata, forse che era proprio quello che doveva essere fatto. Lui è sopra di voi, sentite il suo respiro e sentite il peso della sua divinità incombere su di voi. Le tue parole sono arroganti, mortale, ma giuste. Non alzo il capo. E cioè no. Di sudore per te. L'unico non è sudore. È che io non posso combattere. Sbatte il piede per terra e il pavimento trema
attorno a voi. Ma c'è il marmorino di Estoria, sta con i soldi. Infatti è per quello che tutti gli dicono bravo re, perché altrimenti questo distrugge un palazzo al giorno. E... mia madre mi ha fatto un enorme torto. 500 anni di pace senza poter combattere. Indietreggia qualche passo. Rinizio a respirare. E ora voi siete qui, gli eroi della profezia e un figlio degno di sostenere il mio sguardo. Anche se indietreggia continua a fissarti. E io, dopo che ho detto quello, non smetto di fissarlo. Rischio la sindrome dell'occhio secco, non sbatto più le palpebre, mi infilo la lancia e il maglio nelle palle per fermare. Ruota gli occhi per non chiuderli. Peter torna sul suo trono, questa volta con una certa dignità, non più stravaccato. Ok, quando lo sento sedersi, abbasso lo scudo e mi alzo di nuovo in piedi. Ok. Mi sento sollevato dalla furia di prima. Riprendi il punto di ispirazione. Bravo. Speso benissimo. Molto molto bene. Grazie. Paura, panico. Il personaggio suicida poteva suicidarsi. No, non voglio rifare il personaggio, però. No, non dirlo a me. Mi necessito piace. Del vostro aiuto. Eccolo. Eroi della profezia. Dato che a me è impossibile agire, e sentite tutto il rammarico che c'è in questa frase. Il popolo di Estoria sta affrontando una dura prova e io non posso fare nulla per aiutarlo. Se arrivate dal tempio dell'oracolo, non potete non averlo visto. Queste terre sono afflitte da una terribile siccità, che è colpa di Sidon, che ha allontanato le nubi e preteso ingenti sacrifici. Il popolo affamato di Estoria ha rinunciato a quasi tutto il suo bestiame, ma il titano non ha risposto alle suppliche del popolo. Poi, 10 giorni fa, è successo qualcosa di ancora peggiore. Gaius, il comandante dell'ordine di Sidon, è venuto da me con una richiesta folle. Il titano delle tempeste pretende un ultimo sacrificio prima di far tornare la pioggia. La mia dolce figlia Nora deve essere incatenata alla roccia di Estor e sacrificata a Sidon. Se io non accetto, un esercito di centauri attaccherà la città causando migliaia di morti. E quando finisce di parlare, appoggia il braccio sul quello che resta del suo trono e inizia a massaggiarsi la testa. Abbiamo sentito parlare di vostra figlia e ogni parola ne ha descritto solo bene le qualità. Quante parole hai sentito? 100%. 100%. Hai ragione. Mai una parola cattiva. Mai una parola cattiva, esatto. Dobbiamo intuire che Sidon voglia scatenare uno dei suoi mostri alla roccia per compiere il sacrificio. Il primo angelo. Scusa, non ce l'ho fatta. Ehi, ma che ti ricordo? Spera di no, perché poi lo devi affrontare. Devo salire sul drago, esatto. E qua non vedo colossi sul al Dragon, di 9 metri. Sul Dragon 01. Ok. Sì, nel senso che i sacrifici della roccia di Estor sono estremamente particolari. Delle bestie giungono ogni volta che un animale viene legato alla roccia di Estor. Dei basilischi vengono mandati a cibarsi delle prede, mentre i sacerdoti inneggiano al dio. Quanti basilischi? Parla più piano. Quanti basilischi? 2, 700. Perché faccio fatica a sentirti? Non è una cosa che non mi ha mai interessato.
Però se lo desiderate, ci sono sacrifici quotidiani, quindi potete assistere tranquillamente uno di loro. Perché Peter non può combattere lui in prima persona. Non può combattere. Che palle. E perché non è ancora finita la pace. Però i centauri. Mancano 3 giorni, però... No, mancano... No, esatto. Anche lì fai melina 2 o 3 giorni. E nel senso, il sacrificio della principessa Nora ha una scadenza, oppure finché non lo fai... Sono stati abbastanza intelligenti da imporre una scadenza. Ah, okay. Mia figlia dovrà essere sacrificata alla prossima luna piena. Che avverrà tra? Qualche giorno. Possiamo travestire Nerea da principessa Nora. Tanto deve morire. La sacrifichiamo. Certo, facciamo passare una con le zampe da gallina la principessa. Non mi sembra l'idea migliore che abbiamo avuto oggi. Se può funzionare. No, vabbè, dai, no. È perfetto. Il tuo ruolo deve essere ben più alto di questo, amica mia. L'unico che comprende qualcosa qua dentro. Possiamo sacrificarla su un palo, guarda, il ruolo più... Lord Python, mighty per gli amici. Mi sovviene però un dubbio, una tecnicalità. Se voi accettate il sacrificio e portate e conducete vostra figlia alla rupe e qualcuno intervenisse per evitare che il sacrificio venga compiuto, effettivamente uccidendo le creature mandate, e ti guardo e dico: siamo a livello cinghiale. Vuoi far ammazzare tua sorella? Basilisco cinghiale. Che ti devo dire? Basilisco cinghiale. 3 giorni. Basilischi. Basilischi. Un cinghiale. Ma era un cinghiale molto grosso. Ma potevi dipingerci un intera parete. Esatto. Comunque, tecnicamente voi avreste mantenuto la vostra parte del patto e Sidon non potrebbe riaversi contro di voi, giusto? Mi sembra stupido come... Stiamo parlando di Chitani, non sono esattamente... Vabbè, no, dai, figurati, no, basterebbe prendere 3 cittadini di storia, fargli attaccare i basilischi. No, oh, no, non ci sono i cittadini, no, non posso più sacrificarla. Cioè, mi sembra un po'... Gna. Stiamo parlando di basilischi. Se no, una stiamo parlando di no. Titani che sanno, cioè, hanno terza elementare, titani. No, 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 però punto primo... In questa ambientazione gli dei non sono onnipresenti, quindi non è che sanno tutto, non sanno che hanno, sanno tutto, fanno tutto, vedono tutto in ogni istante. Sì, però... Sono proprio alla Zeus, Zeus non vedeva tutto. Però, lui non può intervenire personalmente. Sidon ha chiesto un particolare sacrificio. Dipende da cosa intende lui. Se intende portato a termine o... Esatto, sicuramente ne ha portato a termine. O tentato. Portato a termine, cioè, mi sembra una... No, però cioè, è vero che senza basilischi la scadenza viene comunque allontanata. Peter come la vede? Senza centauri, senza capi centauri. Senti, con tutto l'affetto del mondo, ma buchiamo forse... le gomme. Potrebbe funzionare, ma è rischioso. E quindi... A questo punto anche Kira interviene nella conversazione e potrebbe funzionare la tua idea, Kira. Bisogna solo che i tempi siano corretti. Se i basilischi o il basilisco che sia venisse ucciso troppo presto, si accorgerebbero che i sacrifici non vengono più compiuti. No. Cioè non c'è nessuno che sta... Sì, no, ok, chiaro, dovremmo affrontarlo nel momento in cui sta per uccidere la principessa, sì. Fondamentalmente. Okay. No, in quel momento sarebbe un'offesa letteralmente... Stiamo interrompendo il sacrificio. Interrompendo un rituale sacrificio. Oh, fuck that shit then. Ok, no. Se lo fate dovreste riuscire a farlo poco prima. Cioè mentre il basilisco si sta identificando le zanne, sta mettendo... Questo sta mettendo il cravattino per venire a mangiare. Esatto. Certo, non sappiamo se poi i titani reagiranno in maniera diversa. Meglio che abbandonare la principessa sul destino. Io stavo pensando a un'altra anche soluzione. Ok, sono molto contento di ascoltarlo.
mettere qualcuno che ci assomigli. No, quello è una follia, mia figlia non lo permetterebbe mai. Io l'ho provato. Abbasso un po' gli occhi a proporlo, ma quella sciocca, appena ha sentito che il suo sacrificio avrebbe riportato l'acqua e impedito la morte, impedito la guerra, si è subito dimostrata, ha subito accettato di venire sacrificata, anche immediatamente. Buona, l'ho dovuta chiudere nelle segrete del palazzo. Sappiamo da chi ha ereditato il coraggio. Sorride. Speravo avesse ereditato l'intelligenza di sua madre. Quale cosa della madre avrà preso? La mia idea è quella che voi vi rechiate, ecco, dal comandante dell'esercito di Sidon, Gaius, e trattiate il mio nome. Sono disposto a offrire un sacrificio di 50 buoi. Ogni capo sarà ovviamente di prima qualità. Darò fondo al tesoro del palazzo. Sono disposto a spendere anche 50.000 monete d'oro, non mi interessa. Nora. Monete. Ma... armi. Basilisco. Perché va a fare con il basilisco? Ecco, 50.000 monete, qualche speranza col basilisco. Certamente questa è Kira. Se Gaius accetta, potrebbe essere la soluzione più semplice. Ora, non per essere portatore di brutte notizie, ma ho l'impressione che quelli di Sidon ci odino con una particolare pet peeve. Dipende se c'è una sorta di protezione del diplomatico, se andiamo a trattare. No, sì, no, al momento sia lui che voi siete sotto la mia protezione. Sì, ma non mi preoccupavo della mia incolumità, lo sai che quello non è mai il problema. Il problema è che non accetterà mai di trattare. Perché tanto di buoi, nel senso, il mese dopo divorerà di nuovo la figlia. Sì. Si tratta solo di rallentare l'inevitabile. Però in 3 giorni cosa facciamo? Cioè, Cinghiale ha detto che se accetta. Ma il flotto sarei la sostanza del basilisco. Se accetta, torna la pioggia. Si torna la pioggia. È tornata. E voi ci credete che cosa? Mantenere la promessa. Ma non è solo. No, vabbè, la promessa deve mantenere. Qua stiamo parlando di patti divini. Ah, perché però finora non ha mai. Non gli ha fatto tanti sacrifici. Esatto. Gli ha fatto dei sacrifici. Ma non, però non aveva mai detto che sarebbe stato. Ah, Sidon non ha mai chiesto niente. Questo io vi do la siccità, Suca. Okay. Questo è quello ufficiale. Questo è il sacrificio. Questo è il sacrificio, è il patto. Ora Sidon ha detto: va bene, le vostre suppliche mi interessano, ma per togliervi la siccità, la figlia di Peter si deve sacrificare il mio nome. Mi sembra che abbiamo più speranza col basilisco che a convincere Gaius. Però se volete provare la strada diplomatica, se volete vado io. Non è che deve andare uno di solo di noi, cioè. No, ma voi sembravate molto poco convinti, o quindi lasciate andare a me, alla peggio e tornerò a dire che non è andata bene. Ma io andrei tutti, non è un problema. No, il problema è se non accetteranno, prenderemo l'opzione B. Se non accetteranno, studieremo qualcosa di diverso. Quello di uccidere il basilisco. Non ho mai affrontato il basilisco, non so quanto sia potente questa creatura. Io sto già pensando come cucinarlo. Sì, ma non portati troppo avanti, chef. Okay. Che non so, magari cucina lui noi, non so cosa sappia fare. Vi faccio vedere il cos'è un basilisco della battaglia. Che cazzo ne so? Eh? Erbaffone Vitor. Esatto, questo è papà. Papà, gira verso noi. C'è il suo figlio. Guarda che bel pettorale scolpito. Non so come sia, spero che così sia. No, un altro ancora? Per uno? Benissimo. Per me così è al contrario. Sì, esatto. È giusto così. Il contrario. Un bell'uomo. Sì, è assolutamente un bell'uomo. Bel viking uomo. Ok. Ok. Quindi siete disposti, accettate di andare a trattare con Gaius? Prima voglio incontrare la principessa Nora. Buona idea. E
io di trattare me ne laverei un po' le mani, perché ho un crescente dente avvelenato con quelli di Sidon. Infatti non sarai tu che tratterai, ma sarà... No, no, sarà lei che tratterà, quella che ha più... Insomma, magari io proprio mi assisterei. Però possiamo vedere, beh, tanto vuol dire comunque andare a vedere un po' com'è la situazione dai giganti, dai centauri. Ma fate così, piuttosto se tu vuoi vedere tua sorella... No, ma tanto non vai da sola. No, no, ma ti accompagniamo. Vai da sola. Che è il primo precipizio che vedi, dici, la vita... Soprattutto... Va bene che su una scogliera, però... Sai mai? Effettivamente, qua stai proprio trattata con i guanti. Ah, sono anche tu d'acqua. Se vai in bagno si mettono fuori dalla porta. Tutto bene. Vabbè, però sei triste, devi morire tutto, non ti faccio andare in giro da sola. Al di là che poi non si spiega. No. Bene, non ho un carattere da bambina, nel senso. No, però io non ti conosco e non ti ho mai visto anche così. Esatto, cioè, poi anche fossi felice non ti farei da sola. Però sì, esatto. Sì, non ti manderemmo la tana del leone. Io dico solo che voglio... siamo in una città e nessuno si può permettere di fare una roba del genere. Cioè... Io sai quanto mi fido degli uomini. Sì, no. Se no avrebbero già preso il primo che passa. Ma dove lo anche bene. Questa lo sapete. La regola dell'ospitalità è una regola sacra. Se fanno una cosa del genere, arrivano le arigne e li portano via. Ma Gaius dov'è? Al palazzo. Ah, quindi è qua in casa? Sì, sì. Cioè, il serpente non è... Benissimo. Ok. Ma sì. Ok, perché è entrato andare così? Perché siete i protagonisti della storia? Ci sta. No, c'ha ragione. Perché Peter è grave, sì. No. Vabbè, comunque. Vai, andate. Ite. Quindi tutti insieme. Tranne. Penso. Non penso lui. Ho capito se non vuole. Io per evitare di intromettermi. Ma fai così, scusa, se vuoi tu accompagna lui da sua sorella e se proprio ci tenete io e lui andiamo. Ma non c'è fretta, non ti preoccupare. Ma esatto, abbiamo 3 giorni, non possiamo fare un giro dalle... Io volevo solo vedere chi era, anche perché non lo so. Sì, no, ma anche io conoscerei volentieri. Magari è brutta, e allora tanto vale sempre. Ma lasciamo la parte del brutto. No? Non funziona così. Scusa. Senti. È il sangue del padre che. C'ho la catena di Andromeda che mi sta salendo. Questa storia ricorda proprio. Mi sta scendendo la catena. È bella quasi quanto Kira. Vabbè, adesso stiamo molto calmi. Ma voglio andare a conoscere la mia sorellastra. Voglio capire anche il valore di questa donna per capire effettivamente. Io la incontrerei prima di parlare con esatto, certo. Perché se ci pensi, il valore di una vita. Che decide il valore di tutta una città non è una cosa che deve per scontato, benché sia la figlia di un dio, perché di figli di dei ce ne sono tanti. Sì, e non no, è che il cinghiale si è preoccupato di non azzannarmi perché aveva fatto un bello sguardo. Lì esatto. È per fare il torto a Peter, chiaramente. Poi, la sua figlia prediletta, quella che lo succederà eventualmente. Era il trono, quindi in mezzo alla mia dinastia. Ok. Quella che il popolo vorrebbe al comando, mettila così. Il popolo non mi conosce, il popolo mi amerà. Il popolo ti chiamerà quando ti conoscerà. Hanno amato tuo padre che ha usurpato il trono. L'importante è non interrompere il Mitros tuo. Sono molto amato. Anche da Mirtos. Mirtos mi ama. Tutto il resto è storia. E noia. Però... Non l'ho detto, non passo alle chiavi da tirarti, diventa grave. Andiamo a conoscere Nora. Vai. Ok. Il re è... Tu vuoi dirmi qualcosa? No, ma io sinceramente di andare nelle segrete non, cioè, mi mette un pochino ansietta, quindi piuttosto sto dal re, eccetera. Ok. Strudia un discorso da fare sì. A Julius. Era Julius. Gaius. Vabbè, in senso. E anche io non ho onore a Julius. Certo che se posso dire che una persona depressa debba parlare a Gaius. È proprio uno scontro di ideologia. Non mi interessa andare nelle segrete, anche io sono non ho interesse. Stai anche tu. Stai nelle cucine, già che ci sì. Sei. Fai quindi chi va? Tu vieni con me. Io vengo con altre cucine. Vuoi imparare, magari. Tu passerai nelle cucine e ficcherai il naso. Comprerai le scatole al cuoco e gli farai sì. Desiderare di poterti uccidere. Di non essere soggetto alle regole dell'ospitalità. Stai valutando il fatto di essere portato all'inferno dalle remi. Potrebbe valerne la pena alla fine della fiera. Con te, invece. Peter. E tu sei rimasto solo. Ma io. Divertiti, Io vorrei solo aspettare posso quei 5 chiamarti minuti. Mamma? Esatto. No. Quei 5 minuti che loro si allontanano per chiedere dove si trova Gaius.
Ti vengono date delle, lo stesso re ti dà delle indicazioni su quale, quale corridoio, comunque chiama un servitore che ti scorterà fino lì, però no, staremo a giocare queste cose orribili all'interno della passione della passione, ma il re tenterà un approccio con te. Vuoi acconsentire o declini l'offerta con gentilezza? Declino gentilmente l'offerta. Ma no, okay. Potevi essere veramente la matrigna di... Pensa che ride. Ha beccato il mood sbagliato. È giusto sbagliato. Un consiglio off camera, visto che sei lì e lui lo conosco, puoi chiedergli quali sono i punti deboli o cosa desidera nella vita questo questo Gaius. Quali leve possiamo avere? Ah, sì, per sì. Ah, intendi Peter, sì. Quindi cosa gli chiedi? Ma più che altro dov'è e che tipo è, insomma, Gaius. Dici Gaius quali sono i suoi punti deboli. È un fedele di donna. Alcuni direbbero un fanatico del sovrano della tempesta. Benissimo. Ci sono state scene terribili nella sua salita, nella sua scalata nei gradi dell'ordine. Si dice che abbia fatto crocefiggere dei bardi solo perché avevano osato cantare con poco zelo la gloria del Signore delle Tempeste. Non è un uomo dotato di senso dell'umorismo, e so che anche i suoi uomini lo temono e allo stesso tempo lo rispettano. Ok. La persona perfetta con cui parlare quando sei depresso. Sì, l'ironia non c'è, quindi è meglio così. In più ha spaventato e allo stesso tempo attirato l'attenzione su di te quando, su di sé, quando è arrivato in città cavalcando un drago. Che guarda. Tipo di drago? Lo chiedo perché so che qualcuno... Dove parcheggia? Ma Gaius? Sì, Gaius c'ha il carro. Okay. C'è il carro. Un drago c'è d'argento, drago. Un giovane drago d'argento. Oh. Questo c'è può indicare qualche segno. Di che tipo, scusa? Che in qualche modo è stato scelto da qualcuno, da qualcosa, per qualcosa. Non ho idea. Al popolo piace pensare che, visto che cavalcano un drago, siano benedetti e che Sidon sia così grande da poter donare i leggendari dragoni a chi gli è fedele. Quanto è un drago di bronzo, gli ha cambiato le scaglie, gli ha messo anche lei sotto le ali. E quindi sto drago mi ammazza. Cosa dici? Cinghiale! Pippo, ma io ero... Era un cinghiale molto grosso. Le zanne erano affilate, Ti ricordi come ha investito quel povero tizio? Okay, io allora porto. Lo ringrazierò, farò un attimino mente locale mentre cammino verso gli uffici. Già, ok, la tua intenzione è andare a incontrare Gaius. Faccio un attimo loro due, sì, così ci penso. E poi arrivo da te. Voi venite scortati da una guardia, ma quelle che sono le segrete del palazzo, e appena arrivate ai piani inferiori appunto di questo palazzo, notate una sostanziale differenza. Da un lato ci sono le vere segrete, che sono praticamente vuote, come se non ci fosse chissà che crimine che vale la pena imprigionare qui dentro. E poi da un lato c'è una cella, ovviamente non come le altre, okay. Nel senso che è stato sistemato un comodo giaciglio, sono stati portati i cuscini, scabelli, un tavolo. La camera del boss. La camera. È come se parte della stanza della principessa fosse stata portata qui. Ma voi, mentre state scendendo, sentite chiaramente la voce di questa donna che continua a supplicare le guardie e suo padre di farla uscire, che è giusto che lei si sacrifichi. Mi commuove un po', questo spirito di sacrificio così caro a Mitros, mi sta già simpatica sta ragazza. Ragazza, magari non lo è, però
No, quando vi scendete vi trovate davanti il novantenne, questa donna. Vabbè, gira. Ah, giusto, scusa. Di uno, grazie. Di uno. Giusto per. Ok. Ok. È una giovane donna, ma affascinante, certo. Ultimamente Kiros, tu sei stato circondato da bellezze divine. Vabbè, però è una bellissima donna. È una semidia. È una semidia come te. Cioè, ha sangue divino nelle vene. Hai capito? Ovviamente quando arrivate lei smette di urlare e di osservare. E voi chi sareste? Siete qui per farmi uscire e portarmi alla roccia? No. Probabilmente no. No, ancora. Sono Kiros Brazeros, uno dei tuoi tanti fratellastri. E quest'uomo attempato di fianco a me è Anakia. Siamo giunti qui dopo aver parlato con nostro padre riguardo alla tua detenzione e alla richiesta di Sidon. E già che abbiamo intenzione di fare qualcosa, prima di farla avevo piacere di conoscerti. Beh, mi sarebbe piaciuto incontrarti in un altro frangente. Vi do il benvenuto quindi al Palazzo di Estoria, fratello. Ma la situazione non cambia. Non potete fare nulla contro quello che deve succedere. Un esercito di centauri si sta ammassando a nord. Il popolo è stremato dalla fatica e dalla sete. È qui che ti sbagli. Noi siamo gli eroi della profezia. Noi possiamo fare qualcosa. Noi possiamo cambiare. Noi possiamo cambiare le cose. Sorriso seduttore. Unlocked. Fammi una prova di charm. Affascinare, cioè. Dove è persuasione. Ci sembra persuasion. Persuasion fa tutto. Persuasione e carisma, quindi. Ah, umile. Un umile 18. Ma dai, non è umile. Okay. Un 18. Finora mi era comunque sembrata una ragazza, una donna, con un'idea chiara in testa, ma comunque rassegnata al suo inevitabile destino. Come se avesse già accettato quello che deve succedere, che non è una cosa facile, sapere di doversi sacrificare e immolare in maniera orribile, cioè non è che vai lì ed è una morte veloce, è una morte mangiata da un basilisco. Qualcosa mi dice, non siamo dei mangiatori molto fini, tra l'altro. No, non è proprio un bel modo di andarsene. Le tue parole, per un istante, accendono una flebile speranza che ormai questa donna aveva abbandonato, era riuscita ad abbandonare, e quindi quando tu gliela riaccendi, lei non può fare a meno di lasciar scorrere alcune lacrime. E che subito prova a nascondere. Ma io sorrido. Dice di cotto. Lasciati pure andare. La futura regina di Estoria dovrà essere tutta ad un pezzo dinanzi al popolo, ma in questo momento sei solo Nora che stai cercando di cambiare il tuo destino. Non ti permettiamo niente, però riteniamo quantomeno di poterci provare. Già il fatto che il nostro padre sia sobrio mi dà l'impressione che sia un cambiamento degli eventi, ma questo non è merito nostro. Beh, è che viaggiamo con nostra zia, Kira. Sorriso smagliante. Lei si lascia andare ad un pianto liberatorio. E quindi vi trovate davanti a questa donna che piange. Ne lo farà per tutta una serie di... Ci sono tre sbarre? Sì. Peccato. Però la guardia lì, se vuoi chiedergli di aprire la porta, non credo che... Vabbè, ma posso abbracciarla subito a confortarla, così mi sembra troppo... Però possiamo entrare nella cella con lei, sarebbe carino non parlare attraverso delle sbarre. Fai il grosso, strappa la porta. Ma un po' eccessivo. Direi che non c'è più il rischio che scappi, ci siamo noi tra l'altro lì. Vabbè dai, faccio aprire la porta, arrivo e le metto le mani sulle spalle e se lei vuole, le offro i miei
lanosi pettorali per piangere. Si asciuga e soffia il naso e il pettorale. Sono un Brazzeros. Sono un Brazzeros. Questa immagine di un disgustoso di nomi di esatto, Jeremy. Allontana. No, sì. Sfidata a parte. Mostra per un istante la sua fragilità abbracciandosi, ma è un momento che dura poco. Dopotutto è sempre la principessa di questa città, una futura regina. Quindi si prende un secondo, fa un passo indietro, cerca di asciugare le lacrime, di trovare quel minimo di dignità sufficiente per chinare leggermente il capo e ringraziarvi. Capisco, ma cioè, al di là delle battute non pretendevo nulla di più. E dico, non siamo qui a vantarci di una cosa che ancora non abbiamo fatto. Però invece di rassegnarti, il mio consiglio è di pensare a come riuscire a governare la città con 50.000 monete d'oro in meno e nel tesoro della città. Qual è il vostro piano? Ne abbiamo due, quale vuoi? Quello buono e quello peggiore. Adesso partiremo con la diplomazia. Se la diplomazia non basterà, useremo un po' di Pitor. Proveremo altri metodi. Mi prego, fate attenzione. Sapere che la mia sorte è stata causa di una vostra prematura di partita sarebbe troppo. Il tuo spirito di sacrificio e il tuo desiderio di aver cura degli altri mi tocca profondamente come seguace di Nitros, ma come ha detto giustamente tuo fratello, ti assicuro che non saremo l'ultima linea di difesa, ma ci saranno altre occasioni per salvarti anche dovessimo fallire. Sì, anche per me sapere che la mia mancanza comporterebbe la tua dipartita sarebbe qualcosa che mi dispiacerebbe assai. La prossima volta che ci vedremo sapremo com'è andata. Stai bene, sorella. Vi ringrazio. Grazie, fratello. Uscite, se non avete altro, dalla cella. Uscito, ti guardo e dico... Ma... No. Nerea non le assomiglia abbastanza. Peccato, il piano zero non funziona. La porta viene chiusa. Voi iniziate a risalire le scale e vi accorgete di due cose. Prima, questa zona era riempita dalle urla e dalle richieste della principessa, che ora però è silenziosa. Yes. E salendo le scale vi accorgete di una cosa: vi siete caricati di un grosso peso. Vi siete caricati del peso di aver ridato la speranza a questa ragazza che aveva accettato di morire e che ora vuole combattere per la sua vita. Yes! Come è giusto. Non possiamo fallire. Pensa alla riconoscenza. Ma c'è per la riconoscenza. Pensa al colpo e senso di colpa se falliamo. A parte che se falliamo ci mangia un basilisco, quindi il senso di colpa dura molto poco. Entriamo nel team Rea, se no. Cerchiamo un precipizio. Tutti insieme. La seguiamo. Beh, il precipizio qua è pieno, quindi la grande. Ora tanto noi facciamo i fichi, ma è la cosa divertente che noi promettiamo. Promettiamo no, quando si può. Noi facciamo i fighi, poi tocca a Nerea a sbrigare il problema. Io sono un po' per la strada di menare comunque basilischi, allora. Perché vaffanculo, cazzo di sito di merda, però va bene. Per quanto riguarda te, volevo chiederti una cosa. Dimmi tutto. Lui è il capo delle guardie di Sidon. Dell'ordine di Sidon, sì. Però hanno anche un tempio in città. Sì. Allora, anche qui c'è un tempio dei cinque che lì non è indicato. Ci sono ovunque i templi dedicati a Sidon, Luteria e ai cinque dei. Ecco, ma mi interessava sapere se quello dedicato a Sidon è interno a questo palazzo o è un altro edificio in città. No, può essere tranquillamente un altro edificio in città. Perfetto. Però il comandante è qui. Cioè, probabilmente in attesa della risposta della re. Comunque io, essendo che volevo accompagnarla dopo aver rotto il cazzo al cuoco. No, io approfitterei proprio quando non ci sei. Ah, che no, ci ha fregati tutti. Vabbè. Ok.
Scusa, voi puoi girare per il pazzo. Sì, sì, vado per cazzo un poco. Ancora! Finalmente torni. Se n'è andato! Sono tornato! No. Sono pure incazzato che mi ha lasciato solo! No, lui dovrebbe secondo me, sto insegnando. No, non lo insegno cose nuove che mi piacciono. La sua scienza è sempre stata apprezzata. Ma lo facciamo sto cooking contest per capire se è lui che insegna o lui che sta zitto e suca. Effettivamente vediamo, fammi la tua prova. Stiamo parlando del cuoco del palazzo che esatto, che tu hai detto che cucino molto meglio del tuo cuoco, dovresti. Vediamo, tira, tira. Vediamo. Quanto fai? Tira, umiliato chef. Il previsto è sui 3 e 3. E poi non mi ricordo. Non io potrei a 5 su quanto totale. E su c'è il mestiere. C'è il mestiere. No, non c'ho più il mestiere. Allora vai su semplicemente. Intelligenza. Intelligenza, sì. Mamma mia. Perché anche tutte volta le conoscenze, tutte le cose sono Su intelligenza. Boom! Quanto hai fatto? Qua ho detto! Cosa ho detto? No, io ho detto 3-4! Aspetta, aspetta. Ok. Potevo usare il punto. Puoi usare il punto, ma potrebbe anche essere una prova contrapposta. Ah. Quindi devi sperare che faccia uno. Non puoi fare. C'è un dado da 20 e vediamo quanto fai. Fai basso. Ogni. Vediamo. Cuoca! Questo ha fatto 20 prima. Vai pure. No, quindi non può più fare 20, fa basso. Ha fatto 16, da 15 scusa. Ah, tu aspetti di istigare l'accompagnatrice dei giocatori. Esatto. Ogni ospite deve tirare un po'. Esatto. Di solito tiro malissimo, quindi. Ma perché ora sei dotato del potere del master? Puoi fare anche, due adesso. Esatto. Puoi fare peggio, dai, coraggio. Niente. Ma chi è che rompi il cazzo? A se stesso. Effettivamente tu cerchi di dare qualche consiglio, ma la tua cucina è molto provinciale. No, no. Non è degna della sua. No, attenzione, la mia cucina va oltre. Sì. Così avanguardia. Esatto. Il tuo uovo strapazzato è talmente avanti che nulla può accadere. Lui ha decostrutto il uovo strapazzato e usa solo le piume della gallina. Perché devo cucinare il guscio, esatto. Peccato. La digeribilità. No, peccato un cazzo, devi stare zitto. Ancora ho usato un punto. Tiè. Bene, è il momento dell'incontro con Drago, inizia. Però hai seguito il tuo difetto, quindi va bene così. Ci siamo fatti un nemico mortale non che ci ha gelato il cuoco. Il cuoco ora è un fedele di Sidon. Improvvisamente. Sacrifichiamo il cuoco a Sidon. Sacrifichiamo il cuoco nostro, intendo. Nerea. Nerea, facci sognare. Così poi andiamo a chiudere. Male. Tu avanzi lungo i corridoi del palazzo, pronta ad incontrare il comandante dell'ordine di Sidon. Davanti a te c'è un servitore che ti guida. E sei concentrata su quello che sarà probabilmente il tuo discorso? Sì. Ok. Inizi, mentre stai camminando, a sentire una voce. È una voce femminile. Che noia! Quanto ancora dovremmo rimanere in questo luogo? Se almeno potessi cibarmi di questi topolini. È una voce potente, come di qualcosa di grande. Noti della polvere cadere dal soffitto e le colonne tremare sotto il peso di qualcosa che si è probabilmente mosso sopra il tetto. L'attendente davanti a te si fa, se possibile, molto piccolo e porta le mani sopra il capo come a volersi proteggere da quello che stai calcinacci che cadono e cerca di accelerare il passo. Io, quando la vedo agitarsi, gli chiedo la cavalcatura di Gaius. Sì, i suoi versi mi terrorizzano. Ogni volta che ringhia così, mi si gela il sangue nelle vene. A scoprire perché questa cavalcatura è qui così per... Ma al momento non è tanto mio... Per accusarla contro Gaius. Si mi ascolta. No, io al momento tirerei dritto. Molto bene. Non hai due topolini in tasca, dai. Proprio quei topolini intendevo. Allora, poi sei tu lo chef, quindi. Andiamo bene.
Giungi quindi scortata davanti alla stanza di Gaius. Il servitore ti annuncia e una voce severa dà ordine di farti passare. Appena entrata all'interno della stanza, quello che vedi sono 8 uomini sistemati nei vari punti, alcuni in piedi, alcuni seduti. Tutti portano armature pesanti e le insegne dell'ordine di Sidon che oramai ha imparato a riconoscere. Ti sembrano tutti uguali, ma in pochi secondi ti rendi conto della differenza di rango che c'è tra di loro. Infatti l'attenzione di tutti loro è incentrata su un uomo, uno che è seduto e che ti sta osservando. L'uomo è sto tizio qua. No, non togliere. Ciao, Nora. Mi dispiace. Che sbaglio è preso dalla tizia che ha fatto l'ultimo Star Wars? Non lo so. Vero? Ci avevo pensato quando era arrivato. No. E ora c'è lui. Beh. Vabbè, questo è il cugino brutto di Stallone. Esatto. Anche un po' di Randog nei capelli. Tanto. Lascia fare che abbiamo visto il film di Randog e preferirei buttarmi degli intenditori. Non mi piace i film brutti, ma quello è eccessivamente brutto. Certo. No, quello non è. È un film brutto, ci vuole farlo bene, ma è brutto. I film brutti per essere brutti. Io comunque mi faccio un inchino di saluto. E quello che percepisce è il disprezzo. Bene. Chiaro. Cristallino. Un bel sorriso però. Se no. Posso avanzerei per scambiare alcune parole. Te lo concedo. Dopotutto non posso negare la parola a un prescelto dell'oracolo. Si gira verso i suoi uomini che sorridono. Sei nella tana del leone, però sei protetta, quindi sì. Questo ne sei certo. Io avanzo fino di fronte al tavolo, mettendomi più o meno dall'altra parte rispetto a Gaius e avercelo più o meno davanti. Non cercherò mai di sostenere lo sguardo in maniera aggressiva, lo guarderò a malapena con fare abbastanza mesto. Quel nome mi è stato attribuito più volte, ma sinceramente non so neanche se sia adatto, se lo meriti o se sia verità. Quindi dimmi, donna, tu veneri Sidon? Io so quanto la mia gente è legata a lui. So quanto la mia gente ha fallito in passato. Io durante tutta la mia vita, quando ancora ero tra il mio popolo, ho udito i canti e i lamenti dedicati all'eterno rimorso verso gli affronti mossi dal mio popolo verso di lui. Quindi non posso che conoscerlo più che bene. Esatto. Il Dio, il grande Sidon, vi ha generati nella sua immensa bontà e voi siete stati così sfrontati da voler creare delle torri più alte e splendenti di quella di Praxis. Era ovvio che riceveste una punizione. Nonostante siano passati dei secoli, è giusto che voi ancora cantiate e vi disperiate. Non posso che darvi ragione. Dopotutto Sidon è un essere dal carattere duro, ma ovviamente con le proprie ragioni. E giuste ragioni. Annuisco. E in ogni caso, sì, avete perfettamente ragione. Quello che paghiamo ancora ora è quello che il mio popolo ha sempre visto come un dono, ma un dono esagerato. L'aveva fatto per cercare di rendere omaggio al titano, ovviamente andando troppo oltre. E però sono proprio le migliori intenzioni che poi generano i più gravi peccati, come il tuo. Sei una figlia di Sidon, eppure osi sfidarlo come prescelta dell'oracolo. Tu e i tuoi compagni
Non è stata una mia scelta e come ho detto non so neanche se sia una rivelazione giusta. Non ho le loro stesse certezze, non posso che affidarmi alle voci che girano adesso su di me. Comunque non è per questo che sono qua, non riguarda né la profezia né chi sono. E quindi perché sei qui? Esattamente come il mio popolo ha pagato un tentativo troppo alto di avvicinarsi al titano, mi è giunta voce che anche in questa città si stia rischiando qualcosa di simile. La popolazione è travolta dal bisogno di trovare un sacrificio, un dono sufficiente per lui. Ma il titano Sidon si è espresso. Anche il mio popolo aveva questa certezza secoli prima, millenni, no? Tempo fa. Purtroppo a volte gli esseri così alti parlano per mettere alla prova i mortali o per figure retoriche, insomma. E l'unica cosa che posso portarvi, senza chiedere nulla in cambio, è la saggezza della nostra tradizione e un umile consiglio. Non so che farmene dei tuoi consigli, anche perché la richiesta non è arrivata in maniera incerta o di difficile comprensione. Sidon ha ordinato che la principessa Nora sia incatenata e sacrificata in suo nome. Una richiesta semplice, anche per il cervello sciocco di questo dio re. Passerò sopra gli insulti a Peter. Certo, la richiesta è questa, però a volte dimostrare la propria umiltà nei confronti di un essere così potente potrebbe essere visto meglio che non eseguire semplicemente quello che si riceve. Forse mostrare una creatura simile non merita di essere sacrificata per lui, ma delle bestie o qualcosa di più semplice forse potrebbe in qualche modo essere visto come un gesto di umiltà nei suoi confronti. Lui vedi che sorride, ma non è un sorriso felice, più come se stesse prendendo in giro. Su, basta con questi giri di parole. Ho sentito quello che dicono, per mia giunta voce, di quello che dicono i servitori. Qual è l'offerta del dio re? 50 bestie. Mi sembra rovino. Fai 40. Così puoi passare. Esatto, diciamo. Esatto. L'uomo sbatte il pugno sul tavolo. Patetico. Quell'uomo, quel dio, ogni giorno offende se stesso. Pensare di poter calmare il titano delle tempeste semplicemente offrendogli delle vacche. E questo sarebbe il valore che dà alla richiesta di Sidon. In questo momento probabilmente la popolazione ha più bisogno di vacche che non di una principessa, se posso. La terra è arida, se si continua così con delle vacche comunque si può sfamare la popolazione, si possono fornire delle risorse che tutto questo non ha nessuna importanza. E destino del popolo chinarsi davanti alle richieste di Sidon e soddisfare con gioia le sue parole. Il titano ha fatto una richiesta a Peter, che era l'unico che dimostrava arroganza nei suoi confronti. E la richiesta era appunto di sacrificare la cosa più preziosa che lui riteneva di avere,
ha messo il titano, ha deciso di insegnare al re cosa vuol dire il peso della sua corona, se è disposto a sacrificare il suo popolo e quindi a mettere da parte il suo essere re, o se è disposto a sacrificare sua figlia e quindi mettere da parte il suo essere un padre. E questo è l'insegnamento che Sidon ha deciso di infliggere allo sciocco re di questa città. E non saranno certamente 50 buoi a cambiare queste cose. Ora vai, torna da Peter e digli che la sua offerta è rifiutata. Solo un secondo che controllo una cosa e al massimo. Comunque volevo solo dire che è una vacca contro 50 vacche. Ci teneva proprio a dirlo, proprio ci teneva. Fai un favore. L'ha detto almeno gli ho dato. Tagliare nel culo. Questo è abbastanza. Intanto era brutto, lo so. Era orribile. C'è una spada là dietro, così. Io sono ammirato dalle capacità interpretative di Andy, a cui il Gaius ha fatto una domanda Veneri e lui da vera donna ha fatto una risposta in 75 sì, punti. Una super cazza la clamorosa. Fichissimo. Muovete risposta. Sì, sì o oh no. O Zucca, probabilmente, se fosse stato tu. La voce da triste che mi permette di lanciare Charm Person. Questo sarebbe veramente un attacco, perché però è palese. È visibile. Sì, sì, è palese. Io non faccio questo o non faccio niente. È considerato una violazione delle leggi dell'ospitalità. Se vuoi fare Charm Person su Nora e convincerla che sono bellissimo, io. Anche quello penso sia. Se ci tieni a fare. Boh, me ne vado con l'animo ancora peggiore rispetto a prima e esco da palazzo. Tu te ne vai con la testa bassa, molto porti a casa nei tuoi pensieri. Gaius ti dice ancora una cosa. Guarda, posso proporre io una possibile alternativa. Voi che avete offeso Sidon con la vostra arroganza di semplici mortali che pensano di poter sfidare i titani, vi offrirete voi al posto della principessa Anora come sacrificio, verrete incatenati alla roccia di Estoria e diventerete il pasto dei messaggeri di Sidon. La profezia riguardava 4 eroi. In che senso? Cioè, la profezia riguardava tutti. Sì, sì, sì. Voi siete gli eroi della profezia. Esatto. Ma solo tu devi morire. Esatto. No, vuole sacrificarsi dicendo, se rimanete in tre ce la fate lo stesso. Il mio tentativo di convincerlo sarà questo. Quindi cioè, che vuoi sacrificarti da sola? Sì, che quindi in tre la profezia non si può... non avrà lo stesso peso. Non sa della creazione di nuovi PG, guys. No, solo tu è troppo poco. O tutti o la principessa. Alzo le spalle e esco. Porta questo messaggio, Diore. Vediamo se sarà disposto questa volta a sacrificare la speranza del popolo. E ride mentre la porta viene chiusa alle tue spalle. E con questa scena noi chiudiamo la sessione. Io vi ringrazio di aver ascoltato questa interminabile sequela di parole senza montazione. E ci rivediamo la prossima volta. Altissima qualità di supercazzo. Madonna.